forse è anche giusto. Sono quasi un quarto di secolo, dal 96 che non la vincono. Che quando l'hanno vinta, Nel e 96. chi c'era? C'eri tu come direttore. Chi c'era? Domanda tendenziosa. Però hanno vinto nel Vedi che lo 96. sa la storia, te L'ultima la volta hanno ricordi? vinto nel 96, Sì. quasi un quarto di secolo, Con voglio dire. l'Ajax Uno a uno, certo. delle belle Ai epoche, risori, ricordiamo che Però voglio dire, l'arbitro era Paolo, della belle epoche, un quarto di secolo, e quindi anche una per sessione. Hanno precisare. perso finali anche paradossali, quelle degli anni successivi, le due Col successive Dortmund e del con Real Madrid. 97 e Io 98, quelle lì l'ho perso. pazzesche. Quella persa a Manchester ai rigori col Milan, Sì. quelle poi perse recentemente nel 2000. Quindi diciamo Quindi, c'è giusto che sia un'ossessione. Questa volta non possono recriminare, come però ironicamente ho vedi, detto, però è giusto che abbiano questo obiettivo. scusa, Lasciamoglielo. allora tu hai citato un sacco di anni, no, in Sì. cui la Juventus, se non è stata la seconda squadra d'Europa, è stata la quarta. E Certamente. allora, quando una squadra si pone in essere a quelle dimensioni, tanto di Tanto di cappello, cappello, esatto. Vabbè, ma poi alla Bravissimo. Juve si Ma dice che vincere è l'unica cosa che è vero. conta. Vincere è l'unica cosa che conta, lo dice Ma Michele, lo questo dicono anche io tanti l'hanno amici di scritto Ancona. anche sulla maglia del Ma noi, Ma chiaramente, vincere è la cosa noi che prendiamo conta, anche è una spunto da quello che bugia. scrivono tanti amici di Sì, l'ho Anconeri, visto anche con i sui nostri pezzi. social. Paolo, noi abbiamo fatto vedere questa indiscrezione, che tanta indiscrezione non è, perché insomma è comparsa su tutti i giornali, no? Della mamma che ha raccontato questo episodio, perché poi la domanda viene da sé, no? Che cosa fa Ronaldo l'anno prossimo? Non so se possiamo già provare a immaginare se questa Juventus in delusione possa portare già a scenari di addio. Che ti risulta, No, Paolo? non te lo Vinci? escludo a priori, ecco, è evidente che è molto più facile pensare che Ronaldo resti alla Juventus l'anno prossimo perché complessivamente si è trovato bene nel mondo Juventus, però che il ragazzo sia molto deluso e che certe scelte proprio non le condivida, questo te lo do per certo. Però attenzione, E mi collego al lui non è Castello. l'allenatore, lui deve stare disciplinatamente come tutti quanti all'ordine dell'allenatore e non si può permettere, qui ci sono altre società in cui i giocatori fanno i dirigenti, nella Juventus non è Io possibile. sono totalmente d'accordo, ma che Ronaldo abbia espresso delle preferenze su Mandzukic piuttosto che Dybala, Questo lo dite voi, lo dico questo lo io, dite lo dico voi. io, e che Paolo, lo abbia, diciamo noi, lo dicono in tanti. certo, sì, ma e che abbia voce in capitolo, le voci di vabbè, corridoio, io più che adesso io faccio il corridoio mestiere piccoli. vostro, no? Le voci di corridoio le piglio per buone quando attizzano. Allora, quando attizzano la piazza, si prendono Ma però si diceva portano anche avanti. qualcosa di più, No, però, visto questo è che l'elenco la delle Juventus voci. prendeva Ronaldo anche E per espandere il proprio figuriamoci marchio e i propri ricavi in Asia, se non questa usciva la era famosa. Un anche, attimo, Danilo, ti faccio era anche chiudere questo. una delle controindicazioni, questa di avere a che fare non solo con un giocatore, forse il primo, se non uno dei primi al mondo, ma anche con una grandissima azienda che Esatto, si può paragonare anche a un club top. e Una lì è stato un, e lì è multinazionale, praticamente. stato un Va successo bene. come marketing, però purtroppo le maglie non Stavo vanno in facendo la campionato. Però dopo quando hai a che Allora, fare con un'azienda. Danilo, perché poi dopo la pubblicità dobbiamo andare a vedere anche il risultato del sondaggio proprio su E Cristiano Ronaldo, come vi figuriamoci, siete stavo espressi dicendo, e voi, figuriamoci Danilo. se non sarebbe uscita la frasona nello sport, la vittoria non è la cosa più importante, è tutto che viene attribuito a Boniperti, ma non è Direi che è di, ma non uscita è, a no, dato che Zonnebluta. qualcuno dice è stampato sulla maglia, l'ha detto, non è di Boniperti, ma è di tale Ma la Juve l'ha fatto Vince proprio. Lombardi, che viene ritenuto ancora oggi il più grande coach di football americano, del football americano, Però della nel squadra del merito football ci stava, la Juve l'ha americano. No, fatto sto proprio. dicendo, ci Sì. stava No, benissimo, lui dice però, la no, però io caratteristica. volevo precisare che non è di Boniperti e non è di fonte Vabbè, di prendiamo la Boniperti. precisazione. Però, Abbiamo detto tante volte. è vero, ragazzi, nello sport. Ah, quindi sei d'accordo sul Certo che merito? sono d'accordo, Oh, ok. sono d'accordo, precisavo solamente che non è No, di ma Boniperti. sei d'accordo nel dire la cosa di vincere è la cosa migliore, no? Eh Su sì. questo non c'è dubbio, ma bisogna anche dire che si può anche perdere. Ma Ma per certo, carità, se è una questo lo diciamo sempre. competizione fatta di 22 giocatori divisi in mezzo nel campo, praticamente se sono bravi gli altri più dei tuoi, C'è un perdi la detto, partita. l'ho già detto Delusi, più Danilo, volte, tra poco, velocissimo, un secondo, no, no, un secondo. velocissimo, A Milano, l'ho detto già più volte, in situazioni del genere, a Milano c'è un detto meraviglioso: Come dicono a ti Milano? lamenti di gamba sana. Vai! Cosa vuol dire? Vuol dire che È chiarissimo cosa vuol dire, gli l'abbiamo 11 capito. milioni di juventini si lamentano, ragazzi, Devo correre. pensa agli Abituati altri, male. pensa Sono agli altri. abituati. Migliaia di bianconeri a casa che si sono lamentati anche di gamba sana, sarà quello, ma si sono lamentati in tantissimo. Il sondaggio su Ronaldo, tra poco. Sicuramente un contorno amaro, un sapore amaro, sicuramente.
Ma come il sapore amaro? Un sapore... viene qualche giorno dopo. Beh, non questa, ce l'avrà il sapore amaro. Non lo so, io... Ma a parte il fatto, scusate... Sapore amaro ce l'avrà inevitabilmente, Luciano. Sì, inevitabilmente. Vabbè, ammettiamo che abbia il sapore amaro. Voglio dire, il problema di fondo qual è? È che la Juventus le feste non le fa, perché quando ha vinto lo scudetto, quando c'ero io perlomeno, il giorno dopo si ricominciava a lavorare, era come se tu non avessi vinto niente. Idem la Coppa dei Campioni, perché noi oltre alla Coppa dei Campioni abbiamo vinto anche il campionato mondiale dei club, quindi non abbiamo mai fatto feste, il giorno dopo si continuava a lavorare. Questo è il punto importante della Juventus. Io userei un termine, è un'azienda. I tifosi non festeggiano sabato l'ottavo scudetto, no? I tifosi è una cosa, ragazzi, attenzione. Io sono del parere, e sono sempre stato anche quando ero dirigente, e ho sempre detto ai tifosi e a tutti quanti una cosa ben precisa. La società è la società ed è il datore di lavoro. L'allenatore è il dipendente che risponde alla società dell'andamento della squadra. I tifosi fanno i tifosi, ma non devono entrare, perché tutti i tifosi sono direttori tecnici, sono troppi. Allora io a questi qui non li ho mai dato retta. Quando io ho preso Ancelotti, ve l'ho raccontato un'altra volta, mi dissero che avevo preso un maiale, e io gli dissi: ragazzi, avrò preso un maiale, adesso è la prima volta che nella panchina della Juventus sta un maiale, e non rompono più le palle a nessuno. E infatti Ancelotti fece due bei campionati. Ma volevo dire questo, il termine giusto sarebbe un retrogusto, un retrogusto amaro. Prendilo tu questo frutto amaro. D'accordo, direttore. Il sondaggio però su Cristiano Ronaldo, d'accordo, perché poi c'è un altro tema che voglio portare all'attenzione. Se dobbiamo parlare di colpe, Ronaldo lascerà la Juve a fine anno, ve lo abbiamo chiesto su 7 Gold Sport, a differenza di prima dove c'era posso votare anch'io? Sì, si può ancora allora votare. Io ti dico il voto mio, però intanto qua si sono spaccati da casa, guarda, te lo dico io il voto mio, resta la Juventus. Allegri resta la Juventus, eh no, non bruciamo già Allegri. No, ti sto dicendo quello che succede, mi hai spoilerato, ma io come ti si sto dice. Dicendo quello che succede, lui gioca d'anticipo, restano tutti alla Juve. Michele, volevi dire scusa su questo? È clamoroso comunque anche 50-50, perché avresti pensato diverso. Sì, io avrei pensato lascerà no 90%. Ah, no 90%, Paolo? Resta la Juve, 31 milioni netti, soprattutto una situazione ottimale, una squadra che si farà attorno a lui, c'ha 35 anni il prossimo febbraio, non ha nessuna ragione per andare. Che sia poi un vantaggio per la Juventus, lo vedremo con le due chiavi di lettura di Paolone che mi trovano d'accordo. Una è l'età. E l'età, e secondo sono i soldi, per cui io penso cioè, obbligato, dici, ma c'è obbligato dici... sì, obbligato, però con un anno in più, ma Cristiano ma Ronaldo siamo lì. Potrebbe essere stato magari un errore a considerare un contratto fino a 38 anni, questo potrebbe essere stato un errore. Perché, tu presidente direttore l'avresti fatto? No. Nemmeno me lo ricordo, premetto. Io ho visto sempre il Ronaldo un fatto di marketing eccezionale, e tale si è dimostrato, ma non lo dico adesso, l'ho detto in tempi non sospetti qui in questa trasmissione. Per quanto riguarda i 38 anni, io magari mi sarei attenuto più ai 2 anni di contratto e non ai 4. Qualcosa di diverso, chiaro. Ma chi ha firmato il contratto? Ci può sapere? Chi ha firmato il contratto? Io non lo so. Chi ha fatto Marotta, Palazzo? Ha firmato il contratto? Chi è stato? Però, Marotta, fisicamente, chi ha fatto? Uno che conosce te. Complimenti, dici. Su Allegri, invece, che notizie hai? Perché Agnelli ha confermato, magari poi dopo lo sentiamo anche, però insomma le sappiamo quali sono le notizie. Cosa succede a fine anno con Allegri, secondo Resta. Te? Guarda, ti dico, in questo momento anch'io sono allineato più sulla tesi del direttore che su altre, nel senso che rialzo la permanenza di Allegri, nonostante le parole di ieri di Agnelli, secondo me non potevano essere diverse a livello mediatico, doveva confermare Allegri dopo il terremoto con l'Ajax. Qualora Zidane non avesse accettato l'offerta del Real Madrid, secondo me sarebbe stata la prima ipotesi per la panchina della Juventus, ma Zidane si è beatamente sistemato a Madrid, e allora le ipotesi extra rimangono quelle di Deschamps, difficile, e quella di Antonio Conte. Attenzione, ne abbiamo già parlato da settimane, oggi anche Sky Sports UK, quindi sicuramente una fonte attendibilissima, ha parlato di contatti tra la dirigenza della Juventus e Antonio Conte. Non stiamo parlando di una vera e propria trattativa,
Stiamo parlando di un pourparler e di sondare un po' gli umori di Antonio Conte riguardo allo suo probabile ritorno. Qualora dovesse esserci un clamoroso divorzio tra Allegri e la Juventus, che in questo momento è più facile.